Fine della partita fra West Ham e Leicester, vince questa grandissima partita del West Ham. Innanzitutto, ragazzi, voglio fare proprio i complimenti a tutte e due le squadre. Cioè, è un piacere venire a lavorare così perché si è giocato a calcio, due squadre che si divertono con il massimo rispetto, quindi innanzitutto vi complimento con tutti e due. Dani, parto da te. Bravissimi perché l'avete rimessa in piedi, perché a primo tempo 3-1. Si era messa in una brutta direzione, bravi a giocarvela, bravi a rientrare in partita. Purtroppo si perde di un gol, ma dai, su prestazioni convincenti, almeno il secondo tempo. Dobbiamo cercare di recuperare i miei vecchi compagni, perché stiamo giocando arrangiati, non ci conosciamo. Dobbiamo cercare di capirci un pochettino meglio. Avevo la squadra precedente che ormai già era un annetto. Schiacciasassi. Sì, era un annetto che ci conoscevamo, avevamo un ottimo portiere, un ottimo difensore che sono venuti a mancare per... Vabbè, ora c'è il riposo natalizio, il Covid, gli auguro che passerà. Che passerà presto. Glielo auguro a prescindere dal nostro torneo. Sicuramente. E sicuramente tornerà il Leicester che abbiamo conosciuto. Ti ringrazio Stefano, complimenti. Grazie ragazzi. West Ham, 3 punti che ci volevano. Voi siete una squadra che a me piace tanto, state anche voi con forti assenze, sarà stasera una per squalifica, poi il fratello là ormai da un po' che è fuori. Però giocate bene, cioè anzi secondo me sprecate un'infinità di palle gol, tu sei proprio il campione. No, siamo troppo leziosi, veramente troppo leziosi, e poi abbassiamo anche la guardia appena iniziamo il secondo tempo. Ci troviamo sempre in vantaggio di 3-4 gol e poi dobbiamo sempre rincorrere per cercare di vincere la partita. Avete tanti blackout, perché poi secondo me siete veramente una delle squadre che va per la vittoria di questo torneo, però pagate a caro prezzo i vostri blackout. La nostra pigrizia anche oggi viene a mancare proprio l'agonismo. Cioè, perdo palla, non corro indietro a recuperarla, non me ne fotto proprio. No, ma ti vedo, per me tu sei proprio uno dei simboli di questa cosa, perché potenzialmente fa la differenza. Sì, ma io metto io... Sì, no, immaginavo. Come... però poi a un certo punto è come se ti scocciassi, non si sa che... No, superficiale. Sì, è vero. Però dai, stasera penso che alla fine avete portato i 3 punti, quindi vi siete ripresi, ed era la cosa più importante. Facci complimenti. Complimenti a...